Ti senti triste? E tu? Io sì. Io mi sento triste. Tristezza, per favore, va via. Dai, chiamiamola zia, che io poi tornerò. Oppure no, ci tornerò. Oppure no. Non tornerà Marcello Lippi, non tornerà l'Italia ai mondiali. Buonasera a tutti, bentornati alla terza puntata live di Sport in Condotta su WeRadio.it. Sono le 19, Roberto Sabatino e Nicola Spassoni con voi. Buonasera amici, la faccio come Marco Nil che salutiamo. Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati a casa, caro il mio amico Roby. Nick, ce ne siamo un po' tirate, abbiamo tanto guffato e ballato sulla tomba della Francia che alla fine anche l'Italia mestamente è tornata a casa. Con la rubrica del basket NBA del nostro Lorenzo Marc Bordogna. Grande Marc, ti salutiamo, ti vogliamo bene, mitico. Grandissimo, ti aspettiamo negli studi di Usmate. Benissimo, Marc ci fa notare che nella notte ci sono stati i draft NBA 2010. La prima scelta assoluta è stata John Wall per i Washington, la seconda scelta è risultato Evan Turner per Philadelphia, la terza scelta Derrick Falls dei New Jersey. E quindi tu mi stai dicendo, caro Robby, che questi sono i più forti? Sì, sono quelli che di solito vanno alla squadra che si è peggio classificata nella passata stagione NBA, quindi ha bisogno. Giustamente la Lega gli concede i migliori che provengono dai college. Ma sai che... Chiudiamo con la frase sportiva del giorno, che è la seguente: nel 69 ho smesso con alcol e donne, sono stati i 20 minuti peggiori della mia vita. George Best, the best, il mitico numero 7. Infatti, vai Nick, cosa è successo di bello oggi? È successo che la pole della MotoGP è andata a Valentino. Lettino, Nico, so che ti stravedi, ma no, vale, no, non c'è per un da po'. Fare, niente da fare, però invece il primo ad arrivare chiaramente è stato, chiaramente no, è stato Lorenzo. Perché ormai la concorrenza si è sottigliata, via Valentino, chissà cosa rimane, Lorenzo, Melandri, ma Melandri? Melandri ne parlavamo l'altra volta insieme al mitico Zacca che risalutiamo, purtroppo... Va bene, allora, pole di Lorenzo, Moto2, pole del mitico Iannone, che speriamo che faccia bene, e in 125 di Marquez. Siamo in collegamento con il box di Marco Simoncelli. Però sappiamo che nel box di Marco Simoncelli, oltre ad esserci il mitico Sitch, che è un pilota simpaticissimo e ci dirà come è andato insomma oggi, c'è anche il Vale, che da Tavuglia è andato a seguire, a gufare forse, chissà. Chissà, vedremo. Proviamo a sentirlo. Sentiamo. Va bene, proviamo. Pronto? Pronto, ciao Roby, tutto a posto? Oh, ciao mitico, come stai? Ciao ragazzi, purtroppo niente, sono qua nel box del Seeds. Ha fatto un bel risultato, pensavo che faceva prima, invece niente. Sicuramente la moto mi manca tantissimo. Qui ci sono anche delle ombrelline, che sono delle robe micidiali. Niente, adesso vediamo un attimino, voi tutto a posto? Ieri vedevo l'Italia, secondo me ci voleva Materazzi. Sì, anche secondo me ci voleva un altro che Gattuso, che è entrato come un gattino. Adesso sentiamo invece il Sitch, o no? Dai, sentiamo, pronto? Ciao Vale, niente, sono appena uscito dalla doccia. Allora, oggi ho fatto ottavo, non è andato proprio benissimo, però magari domani, cioè, parto ottavo, poi uno magari cade, un altro cade anche lui. E finisco primo, però 20 giri, ragazzi, che palle! Mamma mia, Simoncelli, meno male che intervieni di rado, perché ogni volta che intervieni tu sono 10.000 decibel nelle nostre cuffie. Niente, c'è qua Valentino che mi dice, voglio girare, ma io non lo riesco a fermare, oh! Allora, adesso, innanzitutto ringraziamo chi ci sta scrivendo su Facebook, la nostra amica Laura Andreani, il nostro amico Marco Zaccaria. Okay. E vi invitiamo a scriverci Skype, email, siamo qui per lettere ragazzi, siamo quelle... a via Milano 13, sì, Usmani, quelle devono arrivare entro le 8, coi piccioni come ci dice il buon Stefano. Il telefonico di oggi è la prima donna che interviene, caro Nick, su Sport in Condotta. E vai Graziella, ci sei? Buonasera, è quello onore intervenire con voi. Buonasera Graziella, giornalista, buonasera, collaboratrice, buonasera, di sportisland.net, grandissima esperta di calciomercato e soprattutto di fede Juventino. Va bene ragazzi, la puntata finisce qui. Ci vediamo tutte le dì. Novità di mercato ci dici, caro. Esattamente. Vai, certo. Graziella, tutto per perché... te la linea.
Bene, perché pare che il nuovo DG della Juventus, il buon Beppe Marotta, sia molto indaffarato in questi giorni, impegnato in diverse trattative, come lui stesso ha candidamente ammesso proprio nella giornata di ieri. Praticamente ha affermato, come ieri ha già detto, che arrivano tantissimi giocatori per la nuova Juventus targata Gigi Del Neri. Bene. Notizia di oggi è che è diventato ufficiale, Criscito a titolo definitivo è un giocatore del Genoa. Ale! Il giocatore, per Toby, che sarai molto contento di questa notizia. Io abbastanza. Ecco, il giocatore, appunto, che era in comproprietà tra Juve e Genoa, passa al club di Preziosi per 6 milioni di euro. Ah, dunque, continuiamo a parlare di Juventus. Questa nuova dirigenza, sì, quindi ti piace? Il ritorno di un Agnelli? Sì, ma Andrea Agnelli pare che vai, dici, qualcosa di buono potrà riuscire a fare, come sì, esatto, il suo vecchio padre che esatto, è riuscito a portare Fabio Capello alla Juventus, a costruire una grande squadra, che sappiamo. Esatto, ma sai, carissima, che noi abbiamo la fortuna di poter conoscere uno dei nipoti di Agnelli, ed è proprio in questo momento in collegamento, perché sapeva che c'era una ragazza per la prima puntata di, insomma, per la prima puntata si è fiondato, grazie, si è fiondato ed è più biondo che mai, insomma. Lo presentiamo? Non lo so, se tu Graziella gli dai l'ok, lui entra anche lui nella telefonata. Certo, naturalmente. Va bene, sentiamo se c'è Lapo? Bene. Ciao, pronto? Pronto? Sport in condotta? Sì, ciao, Lapo, c'è qui con noi Graziella, nostra nuova amica di Sport in condotta. Ciao, grazie Graziella, ciao, ciao Vale, ciao Martina, ciao, ciao Italian Independent Style, ciao Juventina, come stai? Ma ciao Lapo, che piacere parlare con te. Guarda Graziella, ho già prenotato un piccolo yacht stasera, sono da te per le 20:22, 20:25, ti porto insieme a me. Facciamo un giro per tutta la baia di Sardegna e poi finiamo la serata insieme noi due, chiaramente, là nel mitico stadio juventino, non ancora costruito, però lo stadio dei sogni. Fantastico! Benissimo, abbiamo probabilmente un altro graditissimo ospite in finalmente diretta. Finalmente, è arrivato! In diretta direttamente, veramente fiondato negli studi di Usmate. Direttamente bellissimo, però. Veramente, sì, adesso. Diciamo la verità, non abbiamo detto che sarebbe arrivato perché non sapevamo se sarebbe arrivato. Invece, è il bello della diretta. È lui o non è lui? Il re della mountain bike, signori, il campione, vice campione provinciale, Brianzolo, Alessandro Locatelli! Ciao Alessandro! Ciao, buonasera a tutti, scusate il ritardo. Tranquillo, hai trovato facilmente la sede? Sì, facilmente, ho parcheggiato qua davanti sperando che i vigili siano clementi e non mandino multe. Li abbiamo soltanto attaccati qui vicino, ci controllano. Ma Loca, detto anche Matt, vero? Esatto, due settimane fa corsi... Esatto, corsetti! A Villa Santa, il famoso... Ma magari conosciuto non da tutti, Rally Bike, una corsa veramente organizzata, sì, a Villa Santa. Raccontaci un po' come funziona, è un vero e proprio rally, insomma. È un simile a un rally con tappe cronometrate, e ognuno uno dietro l'altro, partenza con orari ben precisi, prendi parti, fai la tua tappa, uh-huh, e aspetti di andare a quella dopo, esatto, facendo un trasferimento fra le varie tappe. Per quanto riguarda il discorso di vice campione provinciale, che ci racconti? Ma anche questa qua, insieme ad altre gare, è stato un bel risultato, direi anche inaspettato. Ma come funziona? Cioè, c'è una gara che decreta il campione, ci sono dei punteggi per varie gare? Facci capire un po' com'è che... Ma allora, la gara era una gara singola, diciamo, non era un insieme di gare per determinare il campione, si svolse... A Bulgherio, vai. All'interno del circuito della Martesana, uh-huh, e niente, arriva questo secondo posto, esatto, purtroppo, anche lì beffato sempre da qualcuno. Ma già. Esatto, caro Robby. Quindi raccontaci un po', tu sei un grandissimo, diciamo, intenditore di computer, giusto? Ma lo dicono quelli a cui non l'ho rotto, però. Esatto. grazie. È arrivato anche lui, visto, caro Robby, eri preoccupato, in realtà è una puntata ricca ancora di ospiti. Molto, molto, Sport in condotta continua a raccogliere grandiosi amici.